Prende avvio domenica prossima al Gariglia alle 15 il nuovo campionato del Piacenza Calcio che attraverso la strada dei play-off spera di ottenere l'approdo in Lega Pro. Viali dovrà rinunciare a 3 giocatori squalificati, il portiere Ferrari, oltre ai difensori Merigalli e Milani. In campo anche il Pro Piacenza, infatti partita la corsa al titolo platonico di campione d'Italia di Serie D. In eccellenza alle 16.30 l'attenzione degli appassionati piacentini sarà rivolta al campo di San Nicolò, dove il Royal Fiore spera ancora nell'impresa. L'obiettivo è quello di agguantare il successo con il Salso Maggiore e sperare in una contemporanea caduta dell'Arcetana nel match casalingo con la Bagnolese. In campo per l'epilogo anche le squadre di promozione, dove si gioca soltanto per gli annali, mentre in seconda categoria è giornata chiave in ottica salvezza. L'Arsenal può accontentarsi di un ulteriore pareggio nel match di ritorno con il Combisalso in virtù della miglior classifica finale, al pari del Calendasco che difende l'1-1 ottenuto domenica scorsa sul campo della Besurica. Prosegue la stagione anche per il Nibbiano, impegnato negli spareggi tra le seconde classificate degli altri gironi emiliani. Giovedì prossimo invece alle 20.45 a Vigolzone si assegnerà la Coppa Provinciale di terza categoria, se la contendono San Giuseppe e Niviano.